Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati oggi con un video abbastanza particolare, in quanto ragazzi, come potete vedere ben di sottofondo, c'è un gameplay registrato contro i bot. Perché ragazzi? Adesso ve lo vado subito a spiegare. In poche parole ragazzi, questo è il video in cui io andrò ad annunciare il vincitore della sfida, quella che avevo lanciato settimana scorsa riguardo alle kills in deathmatch senza letali. Quindi ragazzi, ovviamente è passata domenica, io mi sono preso un paio di giorni per vedere un po' i risultati ed abbiamo finalmente trovato un vincitore che poi vi verrà detto nel corso del video. Sa di fatto che ragazzi, in pratica stamattina dico, mi serve una bella partita, qualcosa di da registrare, da mettere sotto al gameplay, no? Allora mi sono messo la sveglia alle 8 per poter registrare una bella partita, perché comunque quando voglio registrare qualcosa da mettere come sottofondo fai un 45 più o meno di morti e uccisioni, cioè ci metto una ventina di minuti massimo, no? Metto la sveglia alle 8, il video deve essere pronto entro le 11, che poi alle 11 e mezza lo carico e andiamo. Mi balza la sveglia delle 8, mi sveglio alle 9.40, vabbè, chi se ne frega, un'ora ce l'ho, il gameplay lo faccio senza alcun problema e non mi funziona internet sulla play. Adesso non ho ben capito se sia un problema dei server o se il problema sia internet. Poi devo dare una controllata durante il pomeriggio, semplicemente adesso non avevo molto tempo per farlo, allora ho detto vabbè, piuttosto che lasciare sotto uno sfondo nero, fare un video da pochi minuti o che ne so, mettere un vlog che comunque magari non può intrattenere così bene, faccio un video con... metto una partita con i bot di sottofondo che tanto penso intrattenga molto bene, perché comunque sono sempre frenetiche, è sempre io che sparo alla gente, quindi penso possa intrattenere. Poi ragazzi, mi aspetto già adesso l'hater di turno che dice Midi, morivi contro i bot, sei scarsissimo, non sapendo che ragazzi, quando io gioco contro i bot, anche per registrare questa partita, ero stravacato sul letto all'indietro con la musica nelle orecchie, che cazzo ne so, chi più ne ha più ne metta. Ero proprio l'anti-impegno, perché non è che ti impegni a giocare con i bot, ma vabbè. Comunque ragazzi, passiamo al dunque. Come sapete, io martedì scorso, una settimana fa, ho lanciato la sfida per partecipare a un video insieme a me sul mio canale. La sfida in cosa consisteva? Adesso vado velocemente a rispiegarlo prima che la gente venga a dirmi Midi, ma che sfida è? Allora, in poche parole, la sfida consisteva nel giocare un deathmatch a squadre da soli, senza gruppo, e portare a termine 81, il massimo possibile di uccisioni senza utilizzare le ricompense letali. Quindi l'obiettivo era quello di fare più kills possibili, chi se ne delle morti, chi se ne del ratio, l'importante era fare più kills possibili senza usare le streaks, cioè ovviamente si potevano usare le streaks come visato o UAV, senza fare kills con le streaks e fare più kills possibili. Poi appunto me l'avrebbero dovuta linkare sotto quel video e quello che avrebbe fatto più kills sarebbe poi stato premiato facendo un video come sul mio canale. Ragazzi, sembra strano, sembra impossibile, ma un ragazzo ha battuto ogni cazzo di record, andando forse a sfiorare anche il record mondiale, facendo 81 kills in deathmatch senza ricompense. È un gameplay che tra poco vedrete, appunto il video che vi porterò sul canale sarà appunto un commentary insieme all'autore del gameplay su quel gameplay. E l'autore di questo video, ragazzi lo dico subito, è Basu, che mi ha contattato e mi fa, Midi, guarda, ho fatto 81, e io inizialmente ero un po' scettico, perché se fai 81 dici, l'ha boostato qua. Semplicemente ho avuto la fortuna di avere tipo solo, erano 3 contro 4, quindi i suoi compagni non killavano molto, la partita è durata un bel po' infatti. E poi è stato così leale che mi ha addirittura preso la briga di fare lo screen di tutti i nomi, di tutte le caserme e dei profili di PSN degli avversari, così da far vedere che non era boostato. Io ho controllato praticamente tutto e il gameplay sembrava essere legit, quindi adesso lo proclamo vincitore. Quindi complimenti assolutamente a Basu, perché comunque ha svolto davvero un gameplay eccezionale su Hunted, è riuscito a fare 81 kills e quindi a breve arriverà un video insieme a lui qua sul mio canale. Mi raccomando ragazzi, lasciate già un mi piace per lui, lasciategli anche un complimento sotto, perché comunque è stato bravo. Poi tra l'altro mi voglio complimentare con tutti quelli che hanno partecipato, ho visto davvero gente molto molto brava, ho constatato che ci sono comunque molti players capaci, ecco, so che mi seguono e questo mi ha fatto relativamente piacere, sono stato contento di ciò.
Ed infine, ragazzi, devo dire che incontravo anche molti di voi con la tag clan Desb mentre giocavo, quindi ecco, a questa sfida ha partecipato un bel po' di gente e sono molto contento di ciò. Comunque, ragazzi, adesso il video sta giungendo al termine, io mi complimento ancora con tutti i partecipanti, con Bazu e con appunto tutti quelli che mi hanno mandato il link. Complimenti davvero, ragazzi, siete stati dei fenomeni. Io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, se ancora non siete iscrivetevi al mio canale. E ragazzi, adesso il video è giunto al termine, passate dal link qua sotto in descrizione. Per oggi da Berino è tutto e bella! Minaccia risolta.